degno di nota per i cinesi allesi. Quando sono entrato in questo consiglio comunale soltanto 3 anni fa, facevo politica dal 2007, quando è nato il Partito Democratico, sono uno dei pochi nativi del PD, non per questo sono migliore di altri, tutti quelli che oggi siedono nel PD e questi banchi credono nel Partito Democratico, ma al contrario di molti faccio politica da meno tempo. E ricordo che Daniela Gasparini, quando aveva avviato nel suo discorso di intervento iniziale in quest'aula, ha ricordato come viveva questa legislatura come una legislatura, se vogliamo, di transizione in generale, una legislatura in cui si poneva l'obiettivo di far crescere un gruppo dirigente, di favorire un passaggio verso quella che comunque doveva poi essere una svolta nel futuro di questa città, un momento di profondo rinnovamento. Oggi molti dei colleghi consiglieri che avevano la mia età e che erano stati eletti non siedono nei banchi di questo consiglio, si sono dimessi per motivi personali, ma probabilmente si sono anche dimessi per usi, costumi, metodi di lavoro dell'attività politica di questo consiglio, in generale di questa città, che dimostrano come abbiamo bisogno di un rinnovamento forte, non solo nelle persone ma anche nei metodi, perché possiamo rinnovare le persone, ma se non mettiamo le persone nelle condizioni di esprimere al loro meglio le loro potenzialità, le loro conoscenze, le loro competenze, allora vediamo che poi spesso l'attività politica non è compatibile con l'attività, con la vita personale e l'attività lavorativa. Ed è questo senza dubbio un elemento che dovremmo considerare, su cui dovremmo tornare. Troppo spesso l'attività consigliere, l'attività che abbiamo portato avanti nella sua legittimità è sembrata poco trasparente, opaca, a volte distante dai cittadini. Ed è questo un punto su cui dovremmo essere in grado di tornare nei prossimi mesi, se vogliamo che veramente la prossima sia una legislatura svolta per questa città. È stata descritta un po' da alcuni consiglieri di minoranza la nostra come una città sull'orlo del baratro, abbandonata dal suo sindaco e da questa maggioranza. Nessuno è perfetto, ma forse vorrei ricordare che questa giunta e questa maggioranza è stata in grado di gestire forse la fase politica, economica e sociale più complessa in questo comune, ma in tutta Italia, dagli anni 90, forse addirittura dal dopoguerra. Una fase che nelle sue difficoltà e nelle sue complicanze che abbiamo visto era inimmaginabile quando questa legislatura è iniziata. Ci aspettavamo una crisi economica, ma non una crisi economica di queste dimensioni, non una crisi economica che avrebbe generato una tale incertezza, commettendo anche gli errori, perché nessuno ovviamente è perfetto. Questa amministrazione ha gestito una fase politica complessa e l'ha fatta garantendo i servizi ai cittadini, l'ha fatto cercando di tutelare quella che era un'attività amministrativa che vantava già da anni numerosi punti di merito, cercando di salvaguardare questi punti di merito che ci distinguono anche da altri molti comuni dell'Interland. Oggi io credo che siamo in una fase politica di svolta e io penso che da questo punto di vista il fatto che noi viviamo questo passaggio di fine legislatura a Cinisello in contemporanea con la fine legislatura sia a livello regionale che politico va letta come un'occasione e un'opportunità per questa città, non come una sconfitta politica. È l'occasione per la politica cittadina di centrosinistra e di centrodestra di rimettersi in gioco, di rimettersi in discussione e di aprire veramente in questa città un momento di forte partecipazione e di ridiscussione del modello di sviluppo stesso di Cinisello Balsamo. Guardate, si è parlato che probabilmente forse nel centrosinistra non ci sono candidati all'altezza di sostituire Daniela Gasparini. Sarebbe interessante se anche il centrodestra si ponesse l'obiettivo di presentare candidati in grado di vincere le prossime elezioni, perché quando c'è competizione, sana concorrenza, credo che faccia bene a tutti, perché poi quando si pensa di vincere per forza ci si adagia un po' sugli allori. Beh, io non sono d'accordo con questa affermazione, non lo sono perché, guardate, lo dico nel bene e nel male, è tempo di emancipazione da mamma Gasparini, lo dico in questo modo, perché sono entrato in politica nel 2007 ma ho sempre sentito parlare di Daniela Gasparini negli ultimi 20 anni. Io credo che oggi, indipendente, poteva finire la legislatura anche nel 2014, oggi finisce nel 2013, ma oggi è nostro preciso dovere quello di capire come un voto politico che si genera sia occasione per discutere. Guardate, i candidati sindaci crescono, nascono, si sviluppano nel dibattito politico, è ovvio che pochi di quelli che si potranno presentare nella scena politica cittadina avranno le competenze e l'esperienza di Daniela Gasparini, ma questo non penso che vada visto come un limite, ma come l'occasione per far crescere un nuovo gruppo dirigente con forza. Guardate, è tempo che le forze di questa città abbiano il coraggio di mettersi in gioco, di mettersi in discussione, di aprire veramente un momento di dibattito.
Il coraggio deve averlo il centrodestra, che non ha mai vinto a Cinisello Balsamo neanche nel 2009, che è stato per il centrosinistra penso uno degli anni peggiori nelle tornate elettorali che abbiamo affrontato, ma deve essere anche un momento di discussione, di dibattito anche per il centrosinistra, che non può adagiarsi sugli allori e credere di avere un diritto naturale di governare questa città. Lo credo perché la fase che questa città adesso si trova ad affrontare è la fase in cui non abbiamo semplicemente bisogno del buon amministratore di condominio, perché il buon amministratore di condominio può forse solo guardare all'esistente, ma in una fase in cui i modelli di sviluppo cambiano, in una fase in cui ci è richiesto necessariamente di cambiare, in una fase di questo tipo il buon amministratore di condominio non regge. Abbiamo bisogno certo di buoni amministratori, di persone di competenze, ma abbiamo bisogno che in questa città le energie migliori vengano messe in gioco. Io credo che da questo punto di vista anche l'emergere di nuove forze politiche possa essere un elemento positivo. E concludo parlando della mia parte politica. Abbiamo detto, il segretario cittadino, che faremo le primarie del centro-sinistra. Io penso che queste possano essere un'occasione politica importante per questa città se verranno vissute per quello che devono essere le primarie. Un momento di confronto tra piattaforme politiche, proposte politiche differenti che si riconoscono ovviamente all'interno di uno stesso panorama, di una stessa coalizione politica. Noi possiamo vivere queste primarie, questo confronto come una guerra tra bande. Lei ha parlato del centrodestra e del centrosinistra più di me, io sto parlando del centrosinistra. Consiglieri, per favore, senza dialogo tra voi, conclude il suo intervento. Concludo dicendo che queste primarie potranno essere anche per il centro-sinistra un momento per far emergere candidature forti, che saranno un confronto su temi politici derimenti per questa città, in cui emergano anche le differenze che ci sono, in cui non si appiattiscano le posizioni in vista di un animismo che non esiste, ma in cui si sappia proporre e far uscire una proposta politica forte. Se questa proposta politica saprà uscire in maniera determinante, allora credo che potremo portare un contributo importante all'interno del dibattito della futura cittadina e della futura campagna elettorale. Potremmo intavolare anche con le altre forze di opposizione, di minoranza e le altre forze politiche, potranno emergere un confronto basato non sugli inciuci e gli accordi sotto banco, ma un accordo basato veramente sul confronto sulle idee. Consigliere Candini. Anche io volevo dire due parole su questo argomento, e come hanno fatto anche altri consiglieri in precedenza, divido l'intervento in due aspetti: l'aspetto personale da quello che può essere invece l'aspetto della condivisione delle scelte politiche. Allora, dal punto di vista personale, e quindi io con Daniele, cioè, abbiamo iniziato a collaborare quando giovincello, io nell'84, lei era giovane assessore, abbiamo iniziato ad avere delle collaborazioni a livello associativo, per cui dal punto di vista personale il nostro rapporto è sempre stato più che positivo. Poi oltretutto Daniele ha avuto anche l'opportunità di collaborare direttamente con buona parte della mia famiglia, in quanto mio padre a suo tempo era stato responsabile della commissione della Spiga d'Oro, mio fratello per un certo periodo gli è stato vice sindaco, per cui si è creato in tutti questi anni un certo tipo di rapporto interpersonale che devo considerare solo positivo, e la devo ringraziare anche degli interventi fatti in determinate occasioni, come quando c'è stato il momento del ricordo dei 5 anni della scomparsa di mio padre. Detto questo, mi sono d'accordo con quanto ha espresso Enrico Zonca nel suo intervento, quindi considero positivo che una persona rappresentativa della nostra città abbia l'opportunità, la possibilità di sedersi in una delle camere del Parlamento. Poi chiaramente, come è stato detto di là giustamente da Aldo, sarà a fare gli interessi di una mia controparte, però è pur sempre una presenza della nostra città, e forse era ora che una città come la nostra, 70.000 abitanti, avesse l'opportunità di avere presente all'interno delle camere anche qualcuno che è rappresentativo della città. Dal punto di vista invece di quella che è l'esperienza politica,
io mi sono trovato spesso e volentieri in contrasto con quelle che sono state le scelte che le giunte guidate nei vari anni da Daniela Gasparini hanno affrontato. E quando leggo la lettera di saluto che è stata pubblicata sul sito del Comune, sono un po' di non sono quasi per nulla d'accordo con quello che dice, perché quando mi dice che se ne va lasciando una città più bella, una città più ricca, penso proprio che questa non sia la realtà di Cinisello Balsamo. Tante sono state i momenti in cui Cinisello, secondo me, ha iniziato una serie di decadimento dagli anni 80 in poi, dal punto di vista di quella che era la vivibilità della città. Io a Cinisello sono nato, sono cresciuto, per cui l'ho vista da sempre. Elenco una serie di situazioni dove sostanzialmente hanno visto le giunte guidate da Daniela Gasparini fare determinate scelte. Ha iniziato a morire il commercio di vicinato intorno alla fine degli anni 90, quando si è stato rifatto la via Garibaldi, per poi dopo arrivare negli anni a cavallo del 2002-2003 con quel rifacimento della piazza Gramsci, che peggio di così non poteva venire. La stessa metrotranvia che viene sbandierata come un progetto importante, io personalmente non lo considero un aspetto positivo, visto che è stata inaugurata nel 2008 e tra 20 giorni, a meno di 3 km dalla nostra città, avremo l'arrivo della metropolitana 5, per cui magari un servizio di trasporti veloci e a medio raggio sarebbe stato senz'altro una scelta che avrebbe avuto delle ripercussioni non così negative su quello che è il tessuto commerciale della città. Oggi come oggi, prima citavo via Garibaldi, piazza Gramsci, via Libertà, che era il fulcro dell'attività commerciale di Cinisello, è tutta un'area morta. Non c'è più nessuno che riesce a reggere un'attività commerciale, anche perché si sono fatte determinate scelte. A Cinisello Balsamo c'è stata l'esplosione degli ipermercati, siamo probabilmente a livello nazionale la città che ha più ipermercati a livello nazionale. Commercio di vicinato che non ha solo una valenza per l'operatore, ma ce ne siamo accorti tutti, ha una valenza proprio per la vita della città. Cioè, negli anni 70, negli anni 60, quando si arrivava in questi periodi di festa, la città era viva, la via Libertà al sabato era una via piena di gente. Oggi come oggi non è più così, perché la gente si rintana nel centro commerciale o deve emigrare a Milano o a Monza. Altri fiori all'occhiello che lei cita nella sua lettera, parla del Museo della Fotografia, ma sinceramente, visto i risultati che ci avete presentati a inizio anno, mi sembra che questo Museo della Fotografia sia un altro buco, come tanti altri abbiamo visto in questi recenti mesi. Abbiamo visto come è andato a finire il discorso della convenzione dei trasporti con la ditta Caronti, uno degli ultimi atti che il nostro sindaco si è trovato a gestire, è un atto che non hanno trovato neanche il consenso da parte del revisore. Quindi sostanzialmente tutta questa magnificenza io non la vedo, e vedo tutta una serie di situazioni abbastanza negativa. Detto questo, con una battuta, Daniela prima diceva
citando la Gerusalemme liberata, avremo la Cinisella liberata, probabilmente dal punto di vista politico io penso che sia io e quel, visto che sono minoranza, quelle pochi cinisellesi che la pensano come me, penso che sia così. Detto questo, le dimissioni del sindaco determinano che tra 20 giorni ci sarà anche lo scioglimento del Consiglio Comunale. Allora volevo dire anche due parole su questa mia esperienza di 3 anni all'interno del Consiglio Comunale, visto che io non arrivo dall'appartenenza partitica, dall'appartenenza politica, e oggi, a conclusione di questa esperienza, devo dire che è stata un'esperienza positiva che mi ha arricchito dal punto di vista personale, mi ha permesso di conoscere quello che è il funzionamento dell'ente locale. È vero, chi non partecipa e non ha la possibilità di intervenire non riesce ad immaginare tutto quello che ci sta dietro, e quindi da questo punto di vista devo ringraziare anche quella parte politica che mi ha dato la possibilità di partecipare alla competizione elettorale 4 anni fa e mi ha permesso di arrivare a sedere su questi banchi. Un altro aspetto positivo che volevo dire di questi 3 anni è che mi sembra che al di là di determinati scontri proprio su idee decisamente diverse, mi sembra che in quest'Aula in questi 3 anni ci sia stato un clima di giusto confronto tra idee diverse, quindi mi sembra che tutte le componenti, i consiglieri comunali sono stati nelle condizioni di rappresentare quella che è la nostra città in un modo ordinato, corretto e di reciproco rispetto. Quindi questo qui è un plauso che io voglio proporre, dare a tutti i consiglieri, sia di maggioranza che di minoranza. Hai chiuso dicendo, dopo il 2021, quando non sarò più sindaco, vediamo di organizzare qualcosa, come tu sai, io posso darti già una opportunità. Consigliere Visentino. Grazie Presidente. Visto che il Sindaco ci ha scritto una lettera aperta ai cittadini, volevo brevemente rispondere a questa sua lettera, una lettera aperta inviata a tutti quanti alla città, e quindi voglio ricordare che prima di essere consigliere comunale sono cittadino. Il consigliere comunale o altra carica hanno un mandato, mentre quello di cittadino no, va a vita. Quindi come cittadino non posso fare altro che formulare a questo punto i migliori auguri per la sua nuova avventura, e che tra breve mi auguro porterà sugli scanni del Senato, se ho capito bene. Quella che la vedrà, mi auguro, protagonista appunto all'interno del Senato della prossima legislatura, sarà anche una legislatura molto importante per la nostra nazione. E le chiedo, appunto da cittadino, di farsi interprete il più possibile dei bisogni della nostra città e anche della necessità di una politica più a misura d'uomo. Lei può dare un contributo ad un dialogo necessario a questo punto tra le parti politiche, e proprio da quegli scranni le chiedo fortemente che questo sia uno dei suoi obiettivi. In ogni caso l'esperienza di amministratore, sindaco, dovrebbe sicuramente facilitare questo obiettivo, perché lei sa quali sono i meccanismi del dialogo e le varie procedure. Questo è comunque un appello che rivolgerei a qualsiasi esponente politico avesse l'opportunità, come avrà lei a breve, di poter rappresentare la nostra città a Roma. Dopo questa prima valutazione comunque voglio esprimere una mia delusione su quanto avvenuto in questi 3 anni e mezzo, soprattutto su quanto non fatto durante l'attuale giunta di cui lei è capo. Sono passati appunto 3 anni e mezzo dal
quando ci siamo insediati. Devo dire che la più grande delusione è quella relativa ad una, a mio giudizio, sottovalutazione dell'importanza dal punto di vista strategico di uno strumento urbanistico come quello del PGT. Cerco di spiegarmi un po' meglio. Non sotto averlo ovviamente sottovalutato qual è il valore dello strumento, ma l'iter per il quale si doveva, considerati i tempi, portare avanti questo strumento. Andava, a mio giudizio, gestito in modo diverso, utilizzando, e questo mi rivolgo a lei, sindaco, a lei come Daniela Gasparini, una fermezza che nei due mandati precedenti mi sembrava lei avesse avuto in modo diverso. E le fratture che sono emerse all'interno della maggioranza, fratture che si sono protratte oltre ogni logica dal mio punto di vista, hanno creato una situazione veramente negativa per la nostra città per quanto riguarda questo strumento urbanistico che deve darci le linee dei prossimi 10 anni dal punto di vista urbanistico. E quindi l'appunto che proprio le faccio, ma lo faccio di cuore, è quello di non essere stata abbastanza ferma sotto questo punto di vista e, se mi permette, di non aver saputo, non credo voluto naturalmente, non ho saputo trovare il modo di creare anche un dialogo anche con la minoranza. Perché io penso che un dialogo con la minoranza diverso dal passato avrebbe potuto dare qualche frutto. Lo schema dei partiti e delle appartenenze ha prevalso anche in questo caso su quello che poteva essere il bene per la nostra città. Quindi le chiedo, visto che avrà questa possibilità, di utilizzare un metodo diverso per quanto riguarda il dialogo anche con le minoranze. Non so se questo atteggiamento è dovuto anche a una perdita di smalto, cioè, cerchi di comprendermi, non è che incapacità, però magari vista la situazione con la maggioranza ad un certo punto ha un po' immagino mollato. Il suo terzo mandato appunto mi sembra che sia mancato del solito smalto dimostrato in altri tempi, uno smalto che dal punto di vista politico e personale lei ha sempre dimostrato in che modo? Facendo delle scelte che dal mio punto di vista non sono state ovviamente condivisibili in questi anni, soprattutto negli anni passati, però sono state fatte delle scelte che in qualche modo hanno contraddistinto la nostra città, scelte, ripeto, che non sono assolutamente condivise. Sono già state citate le principali scelte, dalla metrotrombia, Piazza Gramsci, Pertini e via delle tariffe che sono state applicate anche di recente, e la Villa Forno. Ecco, di questo indecisionismo, voluto o non voluto, credo che la nostra città stia soffrendo in modo grave. Ritornando alla citazione di Torquato Tasso, naturalmente la città viene liberata da un punto di vista politico, però non c'è una fuga, come ho sentito dire, almeno questa è la mia opinione, assolutamente. Ci sono delle ambizioni che sono dal punto di vista sia umano che politico legittime, quindi non c'è sicuramente una fuga, questo lo dico. Solo che questa scelta in ogni caso crea alla nostra città un vuoto che in tempi brevi sarà difficilmente colmato, non vuoto tanto della sua persona ma vuoto dal punto di vista amministrativo. Quindi concludo dicendo che le riformulo migliori auguri, però da Daniele Gasparini, sindaco che si era visto in altri momenti molto decisionista, non si è visto in questo mandato e questo sicuramente è stato veramente, veramente negativo. Grazie. Consigliere Scaffidi. Sì, grazie Presidente, buonasera a tutti, auguri di buon anno. Ma cosa devo dire, sindaco, io? Hanno detto tutto loro. Però
conoscevo parzialmente, però ho potuto notare il suo modo di lavorare, le sue capacità di tenere in piedi la maggioranza, la sua giunta e tutto il Consiglio Comunale. La costanza e l'attaccamento che ha avuto a questa città, non da ora, da circa 20-30 anni. E andando in giro in questi giorni, perché già siamo in campagna elettorale, ho avuto modo di dire che ce ne fossero donne come lei, soprattutto in politica. Che una persona che viene alle 7 di mattino in ufficio e lavorare fino alle 11, mezzanotte, non è da tutti. Sicuramente lei ha tolto anche tempo alla sua famiglia e l'ha fatto volentieri, acquisendo un'esperienza che non è da poco, e sicuramente lei a Roma saprà interpretare un ruolo primario come ha sempre fatto in questa città. Ben venga che lei vuole dare un contributo per la città metropolitana, perché lei ha già lavorato in questi anni, gli ultimi anni, e quindi sicuramente porterà un grosso contributo a Roma. Però il lato negativo è che molti cittadini sono contenti perché lei, secondo il mio punto di vista, ha raggiunto, diciamo, il suo volere di andare a Roma, e sono convinto che il 24 di febbraio lei sarà eletta, e quindi raggiunge, diciamo, il suo, diciamo, scopo, corona il suo sogno di andare a Roma, che sicuramente svolgerà nel migliore dei modi e porterà tutta l'esperienza che ha dentro. Molti anche oggi, venendo su Facebook, hanno risposto che effettivamente si lagnavano perché preferivano che lei finisse il mandato, visto che ha proposto un programma elettorale e purtroppo oggi non si farà più. Però sono contento perché io rispetto tutte le scelte. Lei ha fatto una scelta, ci mancherebbe altro. E allora le auguro un in bocca al lupo e sono convinto che lei rimarrà ancora attaccata a questa città e proseguirà del tutto a Roma. Grazie. Bene, ringrazio il consigliere per questa lunga fase di comunicazione, d'altro canto l'argomento lo richiedeva, e possiamo passare a questo punto all'altro argomento all'ordine del giorno, che è la discussione particolareggiata della delibera di adozione del PGT. Ricordo che, non avendo concluso l'esame dei circa 60 emendamenti entro giovedì 20 dicembre, con la capigruppo si è deciso di prolungare la sessione a quest'oggi e domani sera per trattare il residuo degli argomenti che sono stati consegnati, ovvero sia 6 fra ordini del giorno, emendamenti e subemendamenti. Ricordo che ci eravamo fermati agli argomenti trattati dal gruppo Cittadini Insieme MPA, ovvero sia l'ordine del giorno di Zonca e altri consiglieri firmatari che riguardava le aziende PMI e start-up. Quindi a questo punto direi diamo avvio alla continuazione dell'analisi particolareggiata di documenti e passiamo il microfono al consigliere Zonca perché, proseguendo, ci illustri questo ordine del giorno. Grazie Presidente. In realtà questo ordine del giorno è il risultato di una presentazione di un emendamento precedente relativo a una problematica che a Cinisello Basso è abbastanza sentita, che riguarda la trasformazione di... Scusi consigliere, per comunicare con sì. Il consiglio che la fotocopia è stata già distribuita l'altra volta, chi ne avesse bisogno venga al banco della Presidenza e faremo fare altre fotocopie. Scusi l'interruzione. Grazie. Stavo dicendo che questo ordine del giorno vuole affrontare un tema che nella nostra città è abbastanza sentito, relativo agli oneri richiesti per la trasformazione di appartamenti in uffici. C'è una legge nazionale che prevede il pagamento di oneri. Nella nostra città questa trasformazione è particolarmente onerosa e quindi produce due effetti. Il primo effetto è che si assiste al fenomeno sostanziale dell'abusivismo, vengono aperti uffici senza comunicarne la variazione al catasto. La seconda invece è che qualche attività non viene aperta proprio per gli eccessivi costi relativi alla trasformazione di singoli appartamenti. Siccome riteniamo che
siamo di fronte ad una situazione drammatica per quanto riguarda l'occupazione e dobbiamo trovare delle soluzioni che permettano, che favoriscano la creazione, la promozione di piccole e medie imprese, di start-up, di giovani, sapendo anche che nel settore dei servizi, ad esempio, leggendo la relazione, noi siamo al di sotto, in termini percentuali di occupazione, al di sotto della media provinciale in termini di percentuale di aziende che producono servizi per altre aziende. E quindi questo ordine del giorno, che è collegato al piano di governo del territorio, ma che in realtà va a influenzare delle norme che sono relative al regolamento edilizio, cerca di affrontare queste trasformazioni indicando un'ipotesi di trasformazioni senza oneri fino ad un determinato livello. E quindi l'ordine del giorno, per chi non l'avesse letto, do una lettura, che dice il gruppo consigliare Lista Civica Cittadini Insieme in via Cinisello Balsamo presenta il seguente ordine del giorno collegato alla delibera di approvazione del piano di governo del territorio. Il Consiglio Comunale di Cinisello Balsamo, preso atto che della delibera di approvazione del piano di governo del territorio in discussione in Consiglio Comunale a Cinisello Balsamo, constatato che il documento di piano, gli articoli 7 e 8, stabilisce i criteri per il raggiungimento del dimensionamento ottimale e le procedure per la valutazione delle proposte degli ambiti di trasformazione, senza tuttavia intervenire sui titoli autorizzativi per le richieste di mutamento di destinazione d'uso, in particolare da residenziale a categoria A10. Considerato che è interesse per la pubblica amministrazione e per la città favorire l'insediamento di nuove piccole e medie imprese, di start-up e aziende del terziario di piccole dimensioni, al fine di incrementare i livelli occupazionali, aumentare i redditi complessivi prodotti dalla città e ridurre il fenomeno dell'abusivismo, impegna il sindaco e la giunta a predisporre le opportune modifiche per le richieste di mutamento di destinazione d'uso da residenziale a categoria 10, nella misura massima del 10% di ciascun immobile residenziale presente sul territorio da almeno 3 anni, in modo da ridurre al minimo gli oneri derivanti da tali mutamenti d'uso. Abbiamo dovuto aggiungere 2 limiti a questa richiesta di cambio di destinazione d'uso senza oneri. In un primo momento, nel mio emendamento, erano stati indicati dei metri quadri massimi per l'esenzione dagli oneri. In realtà, poi, facendo un ragionamento più approfondito, è stato necessario introdurre anche 2 altri limiti. Il primo limite, che questa, per ottenere questa agevolazione, l'immobile deve essere già esistente sul territorio da almeno 3 anni, per evitare appunto che nuove costruzioni partite con una concessione edilizia residenziale poi magicamente durante la costruzione si trasformino in altro. E la seconda condizione è che al massimo si può trasformare, sfruttando le agevolazioni degli oneri ridotti, solamente il 10% della superficie di ogni immobile originariamente residenziale. Quindi con questi 2 limiti ritengo che sia stata data una risposta a coloro che vogliono aprire una piccola attività in un appartamento e non debbano richiedere all'ufficio tecnico dei bollettini a 5 zeri. E quindi siccome l'emendamento precedente che ha sostituito, che ha preceduto questo ordine del giorno, è da me stato ritirato poiché si condivideva da questo consiglio comunale, c'era la condivisione ad approvarne le linee guida, allora
ho ritenuto opportuno presentare un ordine del giorno e porlo all'attenzione dell'intero Consiglio, in modo che almeno su questo aspetto a questo punto la nuova Giunta interverrà per ridurre al minimo gli oneri di questa trasformazione. Grazie. Allora, invitare i consiglieri che intendono intervenire su questo ordine del giorno, passo la parola alla Giunta per il parere su questo documento. Ah, questa cosa ho già fatto una discussione l'altra sera quando è stato presentato l'argomento da parte del consigliere Zonca e la riformulazione, il ritiro dell'emendamento, la riformulazione dell'ordine del giorno, mi trovo d'accordo, perché di fatto non era lo strumento di PCT per accettare questo tipo di indicazione. Sicuramente vi erano delle regole per un verso, il regolamento edilizio e tutta la parte relativa alla delibera degli oneri di urbanizzazione. Io sono d'accordo nello spirito di favorire di fatto l'insediamento di attività produttive, e quando si dice terziario si dice anche produttivo, perché poi oggi il concetto è lo stesso. Quindi io sono d'accordo su questa ordine del giorno. Bene, non ci sono richieste di intervento, quindi chiedo se qualche consigliere intende fare dichiarazione di voto. Nessun consigliere intende fare dichiarazione di voto, è aperta la votazione sull'ordine del giorno appena descritto dal presentatore. Chiusa la votazione, sono presenti 27 consiglieri, 26 favorevoli, 0 contrari, 1 astenuto. L'emendamento è approvato, l'ordine del giorno è approvato. Il successivo documento da discutere è stato presentato dal consigliere Scaffidi e riguarda l'area di addestramento cani. Passiamo il microfono al consigliere presentatore per presentarlo al Consiglio di nuovo. Sì, grazie Presidente, voglio ringraziare anche i colleghi della minoranza che hanno firmato questo ordine del giorno. Io non lo volevo presentare, solamente che è meglio che, visto che il Sindaco aveva preso un impegno nella fase di votazione della delibera per costruire la cassetta per le cambienti nel parco del Pugno Torto, l'ho presentato per che manca qualcosa di scritto, visto che lei va via, che sarà un documento alla portata, diciamo, della nuova giunta. Ora lo leggo. Quest'ordine del giorno collegato alla delibera di approvazione del piano di governo del territorio del comune. Consiglio comunale di Cedello Bassimo, considerato che la sezione comunale cacciatore della Federazione Italiana della Caccia opera sul territorio della città dal 1914. Ed è regolarmente iscritta all'albo comunale delle associazioni. Considerato che il piano di governo del territorio in fase di adozione delinea il perimetro del costituendo parco del Pugno Torto entro il quale è presente la sede della sezione comunale cacciatore, visto l'impegno profuso in varie attività ricreative e formative organizzate dalla sezione comunale cacciatori, quale addestramento canino e campionato italiano di settore. La recente approvazione da parte del Consiglio Comunale di concessione di un'area attigua alla sede dell'associazione per l'utilizzo e la costruzione di un immobile da parte di un'altra associazione cinzellese per altrettante attività utili per la città e per il parco del Pugno Torto. Impegna il Sindaco e la Giunta a ricercare nell'ambito delle aree di proprietà pubblico, attraverso una trattativa nei confronti della società Milano Serravalle, un'area idonea all'attività di addestramento canino della sezione comunale cacciatori. Io fido in tutto il Consiglio Comunale che possa questo ordine del giorno riceve un parere positivo. Grazie. Grazie, parere della Giunta. Ma questo è un tema che abbiamo discusso noi con il consigliere Scaffidi e in questi mesi abbiamo cercato una soluzione. Certamente questa cosa, Scaffidi ha aperto tutti i dibattiti tra quelli pro contro la caccia. In realtà questa sezione dei cacciatori non caccia nel parco del Pugno Torto, il tempo si cacciava, quindi fanno correre i cani, così come altri fanno questo tipo di attività che è ludica e ricreativa sostanzialmente dal punto di vista delle persone. Abbiamo in questi giorni
definito con la Serravalle quelli che sono gli scampoli di terreno a bordo della città, e abbiamo anche condiviso con la Serravalle, ma anche condiviso con il consigliere Scafidi, dell'importanza che alcuni angoli, che alcuni spazi possono essere presidiati. Cioè, il Parco del Guido Torto è da una realtà che richiederebbe sicuramente una presenza di qualche ecologica, ad esempio al pari del Parco Nord. Pensate che il Parco Nord ha un territorio di 5 milioni di e qualche cosa metri quadrati e ha 130 guardie ecologiche, il Parco Nord ne ha 1,5, 2, il Parco del Guido Torto, scusate. Quindi il fatto di avere spazi dove possono essere fatte attività coerenti col parco, perché non c'è problema di strutture, soltanto far correre dei cani e di fatto anche presidiare il territorio, io lo considero positivo. Io quindi sono d'accordo su questo ordine del giorno e dico anche al Consiglio che abbiamo già visto per alcuni uno spicchio che è al confine con Nova Milanese, che è di proprietà della Serravalle, che si è resa disponibile da questo punto di vista a un comodato d'uso per quanto riguarda questa attività. Quindi personalmente concordo sull'ordine del giorno che impegna a ricercare una soluzione, non la individuo giustamente, e per quanto mi riguarda l'impegno è stato già messo in campo per trovare una soluzione, che poi lo dico con estrema correttezza e chiarezza, di fatto è una situazione provvisoria, stiamo parlando di un'area che in questo momento non è pure del comune, è ancora la Serravalle, lo sarà, quindi è una situazione di collaborazione in attesa di definire poi complessivamente le funzioni e gli spazi del territorio. Quindi questa è un po' la vicenda, ma anche mi sento di dire il riordino di tutte le attività per quanto riguarda il tema come si dice di allenamento dei cani, perché c'è Scivola con i suoi cani vicino alla casetta di Legambiente, che peraltro è un contratto da rinnovare, ci sono le protezioni civili che ha bisogno di fare comunque, avere campi dove poter far correre i cani, così anche le Croce Rossa. Quindi questo tema è un tema aperto che richiederà una riflessione per capire se, così come era stato previsto anche un tempo, avere un'unica area dove far sì che le persone che hanno dei cani, che utilizzano per protezione civile, per cage, per altro, possono utilizzarli come luogo non soltanto per direzione, ma sostanzialmente invece per allenamento, per movimento, per cose. Quindi mi sembrava giusto fare questo racconto per spiegare che la cosa la condivido nella sua provvisorietà. Consigliere Catania. Telegrafico, lungi da mettere in dubbio le attività collaterali che le associazioni svolgono e che sono di utilità per la città, però volevo capire se questi cani poi effettivamente vengono utilizzati per attività di caccia, anche se non nel Guido Torto, oppure no, perché nel senso la situazione da questo punto di vista è un po' differente, parlassimo in generale di un'area canina, mi fermo qui. Consigliere, non so chi le deve dare la risposta, ma si parla dei cani dell'associazione cacciatori, pertanto sono cani da caccia. Consigliere Tediosi. Chiuderò il consiglio, questa sessione consigliare, esprimendo un profondo disaccordo con il consigliere Scafidi, e vado un po' a cercare di spiegarlo. Io sono contro la caccia. Qui si sta proponendo di dare uno spazio pubblico a un'associazione privata per allenare dei cani che poi andranno contro la caccia, per cui è evidente che il mio voto sarà contrario. È stato detto, è stato richiamato che oltre ai cani dell'associazione cacciatori ci sono i cani che devono allenarsi per comunque trovare uno spazio per l'allenamento per la Croce Rossa e per la protezione civile. Allora attendiamo e rinviamo, se si trova uno spazio allora l'associazione cacciatori potrà benissimo chiedere a queste due associazioni di utilizzare lo stesso spazio. Perché dovremmo dare all'associazione privata che ha queste finalità private di nessun tipo di valenza sociale dallo spazio? È solo un impegno, capisco che è solo un impegno, ma anche l'impegno significa qualcosa politicamente. Questo Consiglio Comunale sta decidendo di dare a un'associazione privata di cacciatori uno spazio pubblico per allenare i cani che poi andranno a cacciare. Tra l'altro trovo improprio anche la motivazione iniziale, associare questa richiesta al fatto che un'associazione come Legambiente, che ha una valenza diversa, obiettivi diversi e
siccome è stato dato uno spazio, che tra l'altro poi è uno spazio in gestione, per cui con i tempi dovuti sarà di proprietà del comune, associare un'associazione privata di cacciatori a me sembra veramente improprio, per cui io non sono assolutamente d'accordo su questo ordine del giorno. Consigliere Strani. Grazie Presidente, il consigliere Tagliosi mi ha un po' preceduto sui contenuti, rimango anch'io sulla sua stessa linea. Se si tratta di un'area per cani che potrebbero essere di qualsiasi genere, protezione civile, salvataggio, scuola per ciechi, pet therapy, sono assolutamente d'accordo, ma un'area specifica per cani da caccia, anch'io assolutamente contrario alla caccia, sono in totale disaccordo e quindi sono contro questo ordine del giorno. Grazie. Consigliere Fumagalli. Sì, intanto medicazione personale non è il gruppo. Allora, chi mi conosce da tempo sa benissimo che da sempre io sono contrario alla caccia, faccio fatica a capire come possa rimanere all'interno di una federazione sportiva, un'attività sportiva che prevede che uno o due contendenti finisca con morire appunto perché vengono uccisi, vorrei appunto anche capire come fa a essere considerato uno sport. Io sono contro la caccia da sempre, e di conseguenza faccio fatica anch'io a capire come si possa dare uno spazio per far allenare i cani che poi verranno utilizzati appunto in questa competizione tra virgolette sportiva, che sportiva non è. E quindi sono d'accordo anch'io che se si tratta di cani da protezione civile va bene, ma se si tratta di cani che vengono utilizzati nella caccia, la mia sensibilità non mi può far altro che spingere a votare contro questo ordine del giorno. Consigliere Russomano. Grazie Presidente. Beh, in questo ordine del giorno si paragona la concessione che ha fatto il Consiglio Comunale qualche seduta fa a una organizzazione di Cinisello, concedendo la costruzione di un immobile, e quest'altra associazione che chiede l'utilizzo di uno spazio per l'addestramento dei cani. Bene, sono due cose completamente diverse. Uno ha una finalità sociale, l'altra invece potrebbe essere accolta qualora ad esempio si svolgesse l'addestramento per i cani di protezione civile. Allora ci sarebbe un fine sociale, un fine che potrebbe così interessare la cittadinanza, la popolazione. Ma l'addestramento canino per l'attività della caccia è un'attività così fine a se stessa, è un'attività sportiva, per cui non ha niente a che vedere con attività sociali per la quale questa amministrazione e questo consiglio ha già dato un parere favorevole. Per cui io ho avuto dei forti dubbi nell'approvare questo ordine del giorno, quindi ci penserei molto, signor Sindaco, a dare un parere positivo su questo ordine del giorno, non fosse altro che non vedo nello stesso un fine sociale, un fine utile per la cittadinanza. Consigliere Scaffini. Sì, grazie Presidente, ma io sicuramente capisco chi è contrario alla caccia, ma che si venga a dire che questa associazione è privata non del tutto, perché un'associazione che da tanti anni sul territorio cittadino e opera anche da servizi sociali, perché se voi verso le 2:30 o le 3 vi recate in questa associazione vedete che ci sono tantissime vecchiette che fanno parte del sociale, che vanno lì per passare le sue ore e divertirsi a giocare a carte. Quindi oltretutto voglio dire che anche l'associazione è a disposizione di altre associazioni tipo l'autismo, di cui qui c'è il Presidente, e mettono a disposizione i loro locali a prezzi moderati. Quindi poi un'associazione regolarmente iscritta all'albo delle associazioni. Capisco che tutti i cittadini sono contro la caccia, ma non riescono a capire quante persone lavorano con la caccia. La caccia è un business, ci sono tanti lavoratori dietro. Poi un'altra cosa che voglio ricordare è che le altre associazioni, la protezione civile, ce l'ha un pezzo di terra per far correre e addestrare i cani, ce l'hanno, e ce l'hanno all'inizio del pugno torto. Penso che anche la Croce Rossa sicuramente, perché se non l'avesse
verrebbe qui a fare delle proposte. Quindi non vedo il motivo per cui si deve bocciare questo ordine del giorno, perché poi facciamo associazione di serie A e associazione di serie B. A me risulta che questo comune dà tantissimo contributo a tutte le associazioni del territorio, e come le associazioni che hanno i contributi, anche questa associazione ha diritto per un contributo, che oltretutto non è un costo per l'amministrazione, lo fanno a spese loro e lo curano loro. Oltretutto è provvisorio, come diceva il sindaco, e ci pensano loro a pulirlo, a recintarlo e controllano anche il territorio, perché come voi sapete il territorio del parco del Guinio Torto, sindaco, glielo voglio preannunciare, già è stato occupato di nuovo dai nomi, è già stato occupato di nuovo, stanno portando tutte le loro, stanno di nuovo facendo le baracche, vanno a dormire lì, quindi non è successo. Al comune di Cinisello Basso mi gli costa ogni anno, perché non c'è la presenza sul territorio, il controllo, 60.000 euro l'anno alla Nord di Milano per la bonifica del territorio. Quindi se diciamo a questo punto non lo so, se voi non siete d'accordo si può fare, si può emendare anche l'ordine del giorno, non lo so, se può vedere, facciamo una sospensiva, parliamo e valutiamo il tutto. Grazie. Se li mangiano. Io sono d'accordo sulla sospensiva, anche perché l'ordine del giorno indica una richiesta e non indica, come ho detto prima, un obiettivo preciso. Quindi da questo punto di vista, come stiamo parlando di cani e non stiamo parlando di caccia, il tema è capire se sono dei luoghi dove si può correre i cani a prescindere da. Io ho votato sempre contro, sono referendum alla caccia ancora dagli anni 80, quindi sono contro la caccia da sindaco del 94, emise un'ordinanza che non si poteva cacciare nel Guinio Torto, cosa che non poteva fare, una cosa illegittima. Dopodiché anche qua devo dire con estrema chiarezza che ad esempio la caccia ormai è anche un modo per controllare l'abnorme disequilibrio che esiste in natura. Il mio figlio abita a Chiaveri e ci sono battute di caccia ormai regolari, precise, organizzate contro i cinghiali che stanno sostanzialmente crescendo in maniera... Quindi anche qua non esagererei nel fare un ragionamento di carattere ideologico. Oggettivamente la caccia come spot lo considero una cosa sbagliata. La caccia in questo momento, in alcuni momenti, è anche comunque di fatto, dal punto di vista della tutela ambientale, uno strumento per equilibrare purtroppo il disequilibrio che è stato creato. Però io mi sono dell'avviso, è utile forse capire, perché mi pareva che lo spirito era quello di capire se c'era uno spazio per poter fare correre i cani di varie associazioni della città. Allora, è stata fatta una richiesta di sospensiva, vi prego di specificare sospensiva per chi si riunisce e per quale obiettivo. Si intende emendare questo ordine del giorno? È chiesta una sospensiva per i capigruppo? Mi dà da qualche altra parte, se non è eliminato. Se sono venuti eliminati, sì, eventualmente supplementare questo ordine del giorno lo comunicherò nella. Quindi una sospensiva per il capigruppo, allora va bene, sospensiva concessa, vi prego di essere davvero fragili. Che fa sport.